Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati nella mappa, il Polesine Farming Simulator Ciucciciù, ovvero 22. Allora, siamo a ottobre, ancora ottobre, dobbiamo fare una bella cosina oggi, ovvero raccogliere le olive con l'ombrella, sperando che non ci fanno a matti, perché se ci fanno a matti io tolgo tutto e metto le olive quelle intensive. Però gli voglio dare un'opportunità, perché un'opportunità va data sempre a tutti nel periodo non collegato qua su YouTube, ovvero in live sull'altra piattaforma. Tra parentesi, la trovate in descrizione qua sotto, e se avete Amazon Prime potete anche abbonarvi gratis e aiutarmi tantissimo, raga. Un solo abbonamento in più allunga la vita del canale, un giorno in più, un solo abbonamento in meno, amen. Quindi mi raccomando. Comunque, ieri mattina in live sull'altra piattaforma ho comprato il 480 Fiat Turbo Star. Ho comprato la versione Fiat perché mi piace di più di quella Iveco. Che devo fare? Io quando leggo la scritta Fiat me moro. Comunque, ho comprato questo perché questo è compatibile con la Universal Autoload, e così facendo, come vedete, io riesco a caricare i pallet di uva. Quindi abbiamo di vino. Quindi noi abbiamo i primi pallet di vino freschi qua direttamente dalla cantina sociale, ma quello che dobbiamo fare oggi non è appunto andare a vendere il vino, adesso non ci interessa, ma il vero lavoro è qua davanti, nella zona davanti a noi, ovvero nell'oliveto, perché come vedete le olive sono pronte da raccogliere. Quindi adesso con le olive con l'ombrella, ecco, con quelle adesso noi andiamo a raccogliere. Però ovviamente adesso io devo ingrassare il tutto, ci serve l'olio idraulico, perché dobbiamo ingrassare il nostro macchinario, la nostra raccoglitrice. Quindi andiamo ad ingrassare la nostra raccoglitrice. Perfettino, splendente, sono intraprendente. Allora, vediamo, speriamo che funzioni, speriamo che raccolga, che se no disinstallo tutto e metto quelle intensive. Però adesso, raga, no, raccogli, ottimo. Se vedete che fa tante olive, ragazzi, è perché ho messo la Mora Olives, quella che ho fatto io, che ogni pianta mi produce sui 600-700 litri, se fertilizzata. Perché, raga, non è che stiamo qua a perdere tempo, ci servono olive per fare l'olio, non è che stiamo qua a far ballare la scimmietta, lo scimpanzé, insomma. Oh, cappa, dai, raccogli, oh, guardate come si raccoglie bene invece, dai, tutto sommario si raccoglie bene. Allora, bisogna però andare in farm a recuperare il trattore, portare qua un carro, qualche cosa, quindi faccio un taglio. Ed eccomi con il mio fantastico Bossini, il Bossini con le sovrasponde. Guardate che bello, ecco fatto, l'ho lasciato lì. Così adesso noi possiamo scaricare, se mettiamo a chi a farla, ma no, però non si. Sì, se può chiude per scaricare. Si chiude per scaricare, perché alla fine le olive stanno all'interno del pipino lì, no? Ok. Mi sa che ci voleva un peso più pesante, raga. Però va bene, dai, scarichiamo. Forse era meglio toglierle le sovrasponde, raga, era meglio toglierle, perché il caricatore del Fender è proprio basso. Però vabbè, ragazzi, mo che fa, mariniamo là, le togliamo, dai, su, fatevela andare bene, non fate i citofoni, apprezzate quello che uno fa. Ah, raga, vi volevo dire che in descrizione c'è il mio secondo canale. Lo sapete voi che c'è il canale? C'è il secondo canale dove sto portando, tra l'altro, Resident Evil 7, 4 HD Remastered, ma non solo, sto portando anche, porto Gran Turismo, porto tutti i giochi di guida, porto tutto quello che non riguarda farming, insomma. Raga, venitemi a trovare anche sull'altro canalotto, che ci tengo tanto, dai, che dobbiamo arrivare a 1000, ce la possiamo fare.
In questo momento siamo 888, raga. Dai, almeno non vi dico di arrivare a 1000 entro stasera, ma almeno a 890, raga. Due iscritti, se trovano due iscritti, chiamate un parente, una nonna, un nonno, un suocero. Chiamate qualcuno, ragazzi, dai, fate i grandi come siete. Io lo so che siete grandi, dai. Proviamo due persone che arrivino anche di là. Allora, bello, mi piace che le olive con l'umbrella rendono così tanto. Mi piace. Così ci ripagano un po' di tutto il lavorazzo. Cos'è un lavorazzo? È un lavoro particolare il lavorazzo, ragazzi, eh. Lavorazzo è un lavoro... Ecco, mo sta pianta perché non la raccoglie? La raccolte tutte, mo sta pianta la raccoglie. Le olive con l'umbrella. Brella. E... Salutemi tu, sorella. Ella. E dai, raccoglimi ste olive. Che c'hammo? La raccolte tutte fino adesso. Porca di quella miseria. Oh, no. Ma non è... Ma Scusi, perché lei adesso sta facendo lo stro? Perché sta facendo lo stroll? Eh? Ragazzi, non so dove sbaglio. Non so dove sto sbagliando. Perché adesso lo raccoglie, raga? Ha raccolto tutto fino adesso. Che gli ha preso una sincope? Che gli ha preso? Capite perché voglio mettere quelle intensive? Avete capito perché? Avete capito? Dammi il tuo amore. Ragazzi, mi sta più nervoso. Sapete come mi accorgo quando mi sta più nervoso? Che mi prude il naso? Mi prude la punta del naso, mi comincia a prudere il naso. E a me, raga, quando mi prude il naso, scappate via, correte via, perché vuol dire che sto a perdere la pazienza e la calma. La mia proverbiale pazienza e calma, oh, gliela fatta, va. Grazie, vostro onore, che mi ha concesso questa... Come si dice? Mi ha concesso questa... questo onore, insomma, di funzionare. Vedete, funziona qua. E poi mi ricordo, alcuni sfruttano un bug che basta che ti avvicini dalla parte destra, eccetera, eccetera, raccoglie. E invece a me non mi funziona manco quel bug lì. A me mi deve fa tirare i mini porchi, non c'è niente da fa. A me mi deve fa mini porcasta sta mod maledetta. Comunque, porca miseria, allargate sto trigger, modder. Allargate sto trigger, de caricazzo e scaricazzo. Comunque, raga, ieri durante la mia live mi è stato chiesto, dice Robertino, ma secondo te è possibile prendere lo script dell'autoload dei capannoni per balle e pallet, metterlo su un carro in modo da fare l'autoload? Allora, qua bisognerebbe sentire il parere degli esperti. Gli esperti sono i modder. Secondo me no. Perché su farming, se uno script è creato per una determinata cosa, per un determinato mezzo, difficilmente lo si può adattare su altri mezzi. Ad esempio, così un esempio sciocco, difficilmente tu puoi mettere a una seminatrice lo script della razione mista, insomma. Cioè difficilmente puoi far sì che la seminatrice faccia la razione mista, perché... Il motivo adesso magari ce lo spiegheranno i modder, però perché non è, alcune cose sono incompatibili. Quindi secondo me no, non è possibile, ma l'ultima parola spetta sempre ai modder. Siccome a Robertino piace tanto dare le idee ai modder, allora io quello che vi dico oggi è: modder, se mi state ascoltando, se c'è qualche modder che ancora ascolta Robertino, ecco, allora sappiate che l'idea noi ve la lanciamo. Non sappiamo se sia possibile o meno, ma gli amici de console vorrebbero questa prova, ovvero, ve la ripeto, prendere gli script dell'autoload, quello di default, quello per le balle pellet, metterlo, applicarlo magari a un camion e fargli carica tutto. Non lo so, secondo me così su due piedi vi dico che probabilmente non è possibile, però come si dice, mais dire mais, no? Mais dire mais. Oh, vedete, raga, nonostante ci abbiamo le piante che producono un bel po', qua prima di riempire un carro, oh, la scoina, laggiù c'è la scoina, prima di riempire un carro, ce ne vuole, quindi ho fatto bene a fare aumentare così tanto la resa.
Siamo. Piano, piano che me impunto. Piano che me impunto. Raga, hashtag me impunto, raga. Hashtag me impunto. Scarica Fio. Fio, scarica Fio. Scarica tutto. Ah, mo, allora, ovviamente mo tutto sto processo lo finiremo in live, perché non è che potremmo stare qui 7 ore. Però ragazzi, prima di finire il video andiamo, anche se non siamo pieni al 100%, andiamo ad attivare la produzione, ok? La produzione di olive, anzi di olio di oliva. Andiamo ad attivare la produzione di olio d'oliva, ne? Così falsemo anche l'issordo con, non sordo quello il pilota del rally, l'issordo quelli gli sgay, come li chiamate voi gli sgay. Quindi andremo a guadagnare gli sgay anche con l'olio d'oliva, minchia. Allora, oddio, mi pendo ragazzi, pendulo, oggi mi sento pendulo. Questo sabato mi sento pendulo, che non è un sabato qualunque, ma è un sabato Robby Melliano. Ok, le ultime due piante e poi il resto lo faremo in live. Vogliamo salutare Remo, che lui ci aiuta sempre, fa sempre tutto. Ok. Allora, la prima fila se finia la prima fila. Allora, non credo che FIA sia fila, non lo so, forse non intendono fila, vabbè. Comunque noi ci dissociamo ovviamente da ogni cosa che il dialetto potrebbe far apparire, ma non è, che voi sapete che l'italiano è una lingua maledetta, come diceva Paolo Villaggio, no? Quindi, comunque ragazzi siamo troppo bravi, con l'oliva con l'umbrella, per noi non ha più segreti, l'oliva con l'umbrella. Attento che lì c'è la scoina, Robby. C'è la scoina. La scoina è terribile. Ecco. Mo me deve rifà manna i mini porchi, guarda. Io lo so che mi deve fa manna i mini porchi. Forse è meglio usare il lato destro. Però vabbè, dovrebbe raccogliere uguale. Perché si mormora che... avete visto, no? Su Farming, e poi ci so, scattano subito le gente metropolitane, si mormora che sul lato destro raccoglie meglio. Io sono sul sinistro, quindi dovrei andare a prendere l'altro lato, la scoina. No, però vedo che raccoglie bene anche così, raga. Forse dovrei aumentare la capienza dell'ombrella, però dopo con troppi litri poi dopo mi pende ancora peggio, capito? Ancora peggio. Quindi vabbè, adesso ce ne andiamo ad attivare, che se ne annoma ad attivare la quella lì, insomma, la produciamo de oliao, anche se non è piena, però vabbè, è giusto per farvi vedere l'attivazione in live. Vediamo l'attivazione in live. E oddio, cado dentro alla scoina. È così. Apriamo anche per la prima volta le porte del frantoio. Le porte del nostro frantoio. Ci vuole anche l'acqua però nel frantoio. Però io credo che se noi attiviamo la mod, quella dell'auto acqua, oh mamma mia, metti, mi mettono sotto. Dell'auto acqua. Dice che è l'auto acqua. È l'auto acqua, quella che irriga da sola. Se può dire irriga. Allora, innanzitutto entriamo, vediamo se se l'ho messa la mod. Ah beh, mi sa che quella però non funziona per le... Sì che funziona, non funziona per i pascoli, ma per le industrie funziona. Allora, olio d'oliva. Ecco, activate automatic irrigation, apposta. Adesso l'acqua è sempre piena. Mamma mia, mi sa che ci ha scalato, non so se ci ha scalato i sordi, ma 240.000 litri d'acqua. Tanta roba, raga, Allora, adesso andiamo qua, scarichiamo dentro al nostro frantoio e attiviamo finalmente la nostra produzione di olio d'oliva. L'olio d'oliva Veneto 100%.
olietto veneto al 100%. Allora, dov'è l'olio d'oliva? Eccolo qua, olio d'oliva, solo questo adesso noi facciamo. Eccolo qua, attivato, attivato, che tra l'altro questa mod ci produce anche il pig food, il cibo dei suini, e questo ci potrebbe invitare, come si dice, ad aprire anche, a mettere giù anche un allevamento di maiali, di suini, potrebbe essere una buona idea, quando ci abbiamo il pig food che è abbastanza, là sotto là si scarica il pig food, quando abbiamo il pig food che è abbastanza voluminoso si potrebbe iniziare anche a mettere giù una stalla dei maialetti, non sarebbe una cattiva idea. Voi che ne dite, amici e amiche, che cosa ne dite? Scrivetemelo nei commenti. Ragazzi, spero che questa puntata di raccolta delle olive con l'umbrella, con annessa inaugurazione della fabbrica di Olietto, sia stata di vostro gradimento. Voi lasciate un bel likeino, che per Robertino il likeino è importante, è fondamentale, è tutto. Dice, a che serve il like? Il like non è solo una cosa perché ho messo il like, so bravo. Il like serve a YouTube per spammare il video, cioè se YouTube vede che voi mettete parecchi like a un video, dice questo video è interessante e lo spamma anche agli altri, quindi mi aiutate a crescere. Poi ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi, di andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Amici, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!